Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna, oggi siamo a San Mauro Pascoli. Siamo con Giuseppe e Mauro che ci porteranno in giro per San Mauro Pascoli. Siamo davanti alla nostra casa Pascoli. Qui mancano 3 gradini e tutto il livello si è alzato moltissimo. E questa strada davanti si chiamava Via Madonna dell'Acqua. Ora si chiama Via Giovanni Pascoli, grazie al nostro grande poeta. In fondo invece vedete il palazzo comunale e siamo proprio nel centro del paese. Cosa volete che vi dica di San Mauro Pascoli, di Casa Pascoli? Per noi è un parente che gli vogliamo bene. Veniteci dietro in questo nostro piccolo viaggio e scoprirete delle belle cose e delle belle realtà. San Mauro Pascoli si sta bene. E noi vogliamo bene, dico bene Giuseppe, al nostro paesello e lo vogliamo sempre più bello. Ringraziamo la Sabina di essere venuta a San Mauro. Questa è una casa del Settecento. Hanno appena finito di dipingere, no? E apparteneva alla famiglia dell'amante di Giovanni Pascoli, il signor Vincenzi, allocatello addirittura. E quando è successo il fattaccio che hanno ucciso il padre sulla via Emilia, la cavallina è tornata alla torre, dove abitavano la torre, e qualche giorno dopo sono dovuti venire ad abitare nella vecchia casa, no? E lì ci sono le lapidi, Svanin, il cinquantennale della morte, il nido di lodola tra il grano. È stato dagli anni 20 fino al 2000 l'asilo delle suore. C'era l'asilo delle suore. Tutti siamo venuti qui perché a quegli anni lì non c'era l'asilo comunale. E adesso c'è un asilo privato. Il contratto scadrà a 2 anni, dovrebbero lasciar libero e qui far tutto museo Casa Pascoli, libreria, tutto, insomma, una cosa molto interessante. Una cosa molto bella sono le interiate, che ci sono dei nidi di farlocchi. Quando Pascoli con la sua famiglia ha abbandonato la mamma la torre per trasferirsi in paese, passavano sti bambini dentro questo calesse e qualcuno sono come dei farlotti nel nido, cioè dei piccoli passerotti nel nido, e quando hanno restaurato, quando hanno costruito l'asilo, hanno fatto proprio nelle interiate, se le vai a vedere anche da vicino, dei nidi con dei passerottini cinguettanti, proprio in ricordo dei farlotti di pascoliana memoria. Sono degli inferiati che l'ha fatta il geometra Maioli di Rimini e sono qui dal 1920-1925, insomma, e sono degli inferiati splendide, via. E ricordano proprio questo attributo che è andato a questi fratelli Pascoli che venivano via con la mamma dentro questo calesse. Poesia di Giovanni Pascoli, Gigli, l'ha fatta per la mamma. Nel mio villaggio, dietro la Madonna dell'Acqua, presso a molti pini i birbigli sorgono sopra l'esile colonna verdi i miei gigli. Qui dietro c'erano i gigli, i miei, che a deporne i tubi di quel canto del suo giardino fu mia madre mesta. D'altri al giardino oggi di mia madre, e tanto, nulla più resta, perché l'avevano venduta dopo. Sono tanti anni, ma quei gigli ogni anno escono ancora biancheggiati tra folti cesti d'ortica, ed ora saranno forse già colti, forse già sono sull'altar lì presso a chiedere acqua, or che mi è tutto il grano per il gran tour che nel pregasso ho messo meridiano. Guardando i gigli alcuna ebbe una fugace ricordo e chiede che Maria mi porti nella mia casa per morire in pace. Quindi lui voleva venire a morire a San Mauro, invece è rimasto purtroppo a Castelvecchio di Barghi in Toscana. L'abbiamo finanziato noi, abbiamo piantato anche i gigli, un mese fa abbiamo piantato i gigli. E anche questa frase è molto bella. Qui Caterina, madre di Giovanni, amava ritirarsi in preghiera, sovente accompagnata dal poeta fanciullo, che ne conserverà negli anni indelebili il ricordo, fonte di ispirazione per dolcissime poesie. A testimonianza dell'amore verso i propri illustri concittadini, San Mauresi hanno contribuito volontariamente ai lavori di restauro. E qui adesso dove siamo, Giuseppe? A San Mauro Pascoli, sempre nella chiesolina della Madonna dell'Acqua, che è la più vecchia casa di San Mauro, è un 1650. E adesso lo vediamo anche dentro, ci sono delle pitture. Ci sono nel pulire, nel restaurare, sono venute fuori queste pitture qui, come vedete qua. Andarle a scrostare un'altra volta tutte ci vogliono decine di miliardi di euro. Quelli sono i disegni iniziali, diciamo, del 1650, quando è stata costruita. Oggi è diventata, come dicevamo, e
il monumento è caduto e questi ci sono invece tutti i morti della prima guerra mondiale, tant'è vero che di fuori nel giardino, nella pineta, ogni pino ricorda un caduto della prima guerra mondiale, dice Mauro Pasqua. Nel mezzo c'era il palo con l'altra bandiera, che c'è ancora la bandiera italiana. Quelle bandiere sono importantissime per noi sammauresi, no? Una sono dei caduti di guerra e una delle famiglie che hanno avuto i morti durante la seconda guerra mondiale. Quell'elmetto l'abbiamo restaurato ed è bellissimo, con tre baionette che ricordano purtroppo la guerra, speriamo che mai... Con baionette e bandiere. Fortemente voluto dai familiari dei combattenti reduci sammauresi in ricordo dei morti e dispersi in guerra, a perenne monito alle future generazioni. In pace i figli seppelliscono i padri. In guerra sono i padri che seppelliscono i figli. Mai più guerra, mai più. Il sindaco è stato d'accordo con noi di posizionarlo qui, perché questa chiesolina è di proprietà comunale, è consacrata, ma è di proprietà del comune, come tutto il compendio di Casa Pasqua. Abbiamo avuto anche il benestare del responsabile, del dottor Musmeci, delle belle arti di Ravenna, che è venuto e ha detto sì, va bene, la mettiamo qui sotto la lapide dei caduti della prima guerra. Allora, questa bambolina qui, dimmi? È il simbolo della congregazione delle suore di Maria Bambina. Questo, diciamo, tabernacolo, questo sicuramente viene da Rimini, secondo me, non ci giurerei però, perché Rimini è questo, diciamo, convento delle suore di Maria Bambina, molto grande, c'era e c'è ancora, credo. Avevano anche addirittura la casa per i vecchi, avevano le scuole, le elementari, le medie, però durante il fronte Rimini è stato bombardato non so quante centinaia di volte, ed era questo convento era vicino alla stazione e per paura che venisse bombardata anche quella casa avrebbero portato per assicurarlo. Madonna dell'acqua, anche perché sono due o tre risposte. Una perché qui c'era una fontana dell'acqua nell'angolo, e in più perché da qui partivano le processioni nei periodi di siccità, di grande siccità, verso il Rio Salto, in modo che piovesse, ecco. E si dice addirittura che molti anni fa, 200 anni fa, tant'è vero che a un chilometro da qui, in questa via Rio Salto, c'è una colonnina, anche lì c'è questa colonnina che ricorda un giorno dove partì una processione per la Madonna dell'Acqua fino lì, e ne partì un'altra dall'Alberasso, che è un'altra piccola celletta distante un chilometro, e si incontrarono là, e butta caso quel giorno di questo incontro di queste due processioni si mise a piovere. Avevamo un parroco che si chiamava Don Luigi Reggiani, che tutti gli anni faceva questo pellegrinaggio a Lourdes e ha portato questa Madonna qui, e anche nella chiesa parrocchiale c'è una bellissima Madonna di Lourdes che tutti i giorni avrà 50-60 candele accese. Guardava il tutto un pioppo alto e slanciato, chiassoso a giorni come un birichino. Questo è la dedica di Pasqua. Questo qui, quando c'era Giovanni Pasqua c'era già lui, no? Poi dopo col tempo una saetta, eccetera. Negli anni 50. Il Lapacek è morto, poverino, ed è rimasto così. Era altissimo. Andiamo al castello adesso. Ok. Vedi quel frate lì? Quello è Agostino Giorgi, che è nato nel castello. Il castello è questo qui, vedi, non c'è niente di castello. Sotto ci sono delle grotte, eccetera, eccetera. Devi sapere che c'era un problema fra i Malatesta e i Forlivesi, cioè, fra i Malatesta e il Vaticano, il Papa Pio III, eccetera, eccetera. Insomma, hanno trovato la maniera di costringere gli abitanti del castello a distruggere completamente il castello fino a terra, e tutti i manufatti, pietre, eccetera, portarle a Savignano, perché quello di Savignano era molto danneggiato. Quindi c'era gente che ci abitava, c'erano 7-8 famiglie, anche loro li hanno costretti ad andare ad abitare assieme alle macerie a Savignano sul Rudicone, sul Fiumicino, no? Poi dopo, col tempo, è rimasta la struttura e qualcuno ha costruito sopra le mura. Quindi questo qui l'hanno sempre chiamato castello, quindi chi abitava il castello era sempre più orgoglioso, perché io, a me sta il mio castello, no? E gli altri stavano in campagna. Oh Gianni, ciao. No? E questo qui è la zona la più bella di San Mauro, è il cuore di San Mauro. Orgogliosi di abitare al castello. È nato San Mauro.
è vero che la chiesa, non c'era posto per la chiesa è fuori dal castello. Allora, quindi praticamente San Mauro Pascoli era questo. È questo. Devi pensare che quando io andavo a scuola negli anni, primi anni 50, fino ai 60, San Mauro aveva 3.300 abitanti. 3.300 abitanti, ne devi togliere 2.100 che abitavano in campagna, nella tenuta Torlogna e altri campi privati, altri coloni privati. Quindi il paese aveva al massimo, aveva, dico, 300-500 persone, non di più. C'erano due o tre contrade e c'era il castello. No? Da notare anche la didascalia con i punti del castello, ponte levatoio, antica mura, fontana, fossata. Qui è il castello com'era, no? E noi abbiamo fatto una raccolta di chi abitava qui nel dopoguerra. Allora, quei che steva te castel te 1940-50, drointa e fuori dal Meuri. Allora, os sta bene paradois, ma steva meite su castello. Poi dopo ci sono gli abitanti, Baldinini Antonio Purin, Antonelli Giuseppina Lappina, andiamo avanti, Piscaglia Francesco Chino, Bianchini II e Sendic, poi dopo Ludwika Barbier, adesso vado avanti con i nomi in dialetto che sono bellissimi, Gilo, Pumidora, Efein, Lappina, Savatoin e Fataur, Nitti, Maria de Joc, Lisa Dora Tarò, Armignoin, Veloce, Burnisa, Bruna, Turon, La Guerina, Mever, Ladina, Pacioc, Ciucca, Nuno, e Seppal, poi dopo Iccio, Migioti, Saiarro, La Giusi, Cudirella, Bigerla, Giunchi, Roni e Mare, e tutti quanti, uno più bravo dell'altro. Questo è il punto dove noi presto costruiremo la celletta mariana. Questo qui è il punto e guarda, la Madonna guarderà il castello. Esisteva già molti anni fa ed era costruita nell'angolo di casa di Sognacico. Però quando hanno allargato quella strada, quella celletta è stata distrutta e nessuno più l'ha rifatta. L'avevano fatta gli abitanti dei castelli castellani dopo la guerra, perché nessuno degli abitanti dei castelli era morto sotto i bombardamenti. E siccome era una cosa, diciamo, un ricordo bello, abbiamo detto bisogna farlo e la facciamo. Quest'anno la facciamo, se non quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo la facciamo. Ed è veramente bello perché abbiamo già una Madonnina che sarà la fine del mondo. Questa qui è la chiesa che purtroppo è andata distrutta per la guerra, perché San Mauro ha avuto settembre 44 che l'ha distrutta al 90%. Tutte le case erano distrutte, pochissime si sono salvate. E come vedete c'è il campanile nuovo che ha fatto Don Luigi Reggiani ed è rimasto un pezzo del campanile vecchio 1830-35 e manca, diciamo, la parte campanaria e la punta. E noi speriamo tanto che il signor Don Paolo, il nuovo parroco di San Mauro, ci ha quasi promesso, che lui dice, per restaurare quel pezzo lì con una cupolina in rame leggera, perché purtroppo c'è l'antisismica, no? E metterlo un po' pulito, in ordine, ci vorrà una certa cifra. Io la metà la tiro fuori, ha detto Don Paolo, l'altra metà la dovete tirare fuori voi due. Vogliamo fare tanto di questo, però tutto quanto si fa sempre se c'è un po' di aiuto, ecco, di sponsorizzazioni. E il nostro sogno è quello di fare un monumento al ciabattino in bronzo al castello. Con Don Paolo vogliamo mettere a posto il campanile. Alla torre vorremmo fare una grande bacheca, grande di tutta la tenuta, con i 140 coloni del 1908 e del 1950. Nome, cognome e casate, nomi in dialetto. Soprannomi anche. E, insomma, vogliamo far rivivere i nostri contadini, quelli che ci hanno dato la possibilità di essere qui e godere dei lavori che hanno fatto loro, e dobbiamo fare invidia ai nostri vicini di Savignano. Ci troviamo sulla nuova passeggiata di San Mauro Pascoli, una passeggiata che era una strada per tutti i coloni della torre di Torlonia, diciamo, che dalla torre portava alla via Emilia, al ponte sul Rio Salto della via Emilia. E
è sempre esistita, però dopo la guerra non, il contadino si è preso il terreno e ha continuato, quindi questa qui non l'hanno più usata e hanno usato altre strade i contadini. E adesso, grazie alla signora Gerboia, abbiamo questa bellissima passeggiata dalla torre fino a Savignano, che è favolosa. Bisogna solamente terminarla il prima possibile, perché è troppo bella, quindi con illuminazione e possibilmente anche con qualche arredo. Volevo aggiungere che noi abbiamo già preparato, ma dobbiamo ancora sottoporlo alla visione del sindaco, un pannello 2 metri per 1 metro, bellissimo, dove si vede l'azzurra visione di San Marino, dove c'è il nostro Rio Salto e tutta la nostra collina. Questo qui l'ha fatto Casa dei Fabio, il dottor Casa dei Fabio di Ferrara, che ce l'ha regalato, no? E ci ha detto, se avete il posto dove metterlo... È un bellissimo pannello che vorremmo sia posizionato qui, dove c'è l'azzurra visione di San Marino, di modo che chi passeggia a piedi lo vede, lo può ammirare e vedere il nostro bellissimo paesaggio. Il posto che è bellissimo perché il Rio Salto fa moltissime anse, per quello che io dico Rio delle Amazzoni, no? Come vedete c'è un'ansa là, un'ansa qui, un'ansa sopra, sotto, verso poi la casa di Casadei, pieno di anse che sembra di essere veramente in un mondo diverso. Di solito il fiume qui nella bassa Romagna sono tutti dritti, i canali dritti, invece qui sono tutte belle anse, sono posti delicati, molto belli. Abbiamo anche delle signore sammauresi, doc. Buongiorno! Vanno a Garavlè. Oh, siete andate a raccogliere le erbe per fare i crescioni? Stasera andiamo lì a mangiare. Ma che bello! Però che anche voi volete l'illuminazione qui la sera, bello, per fare le passeggiate. È bellissima questa cosa, guarda. Però. Qui ci mettiamo un bel pannello qui, dove si vedono tutti quanti i monti, il panorama. Quindi questa camminata arriva fino a Savignano? Sì. E in che zona di Savignano arriva? Arriva fino al Rubicone proprio. Proprio fino a... questo albero della felicità con tutti quanti gli uccellini, è idillico, è bellissimo. La visione di San Marino. Questo qui sarebbe il Rio Salto, no? E questa qui è la passeggiata nuova che è stata fatta. Quella è la casa di Casadei, addirittura abbiamo anche quella. E poi c'è l'azzurra visione di San Marino e dietro c'è la Carpegna e poi scendendo giù non si riesce a capire, comunque la Toriana, poi c'è Montebello, poi c'è la Scorghede che sarebbe un altro paesino di vicino, San Giovanni in Galilea, Sogliano, Borghi. C'è tutta la nostra bella collina. Poi questa idea di Van Gogh che parla con Pascoli è simpatica, che è quella, ci sono i girasoli di Van Gogh, però vedi, il pennello lo bagna dentro la pipa. Vedi? Bellissimo. Ora, Mauro e Giuseppe, che grazie di averci portato in giro per San Mauro Pascoli, ci avete raccontato la storia di San Mauro Pascoli e ci avete raccontato anche le vostre iniziative e quello che vorrete fare. Vogliamo fare tanto di questo, però tutto quanto si fa sempre se c'è un po' di aiuto, di sponsorizzazione. Un'altra cosa alla quale teniamo molto è circa 30 anni fa ho pubblicato un libro, La Torre tra 800 e 900, con 60 fotografie della torre di quando era veramente al massimo splendore. Poi è andata in decadenza, è diventata un po' là, è stata abbandonata e adesso è ritornata come era una volta, forse anche più bella. Noi vorremmo fare un libro fotografico con 20 fotografie di quando era al massimo splendore, 20 fotografie di quando era un rudere, un allevamento di polli, 20 fotografie di come adesso. Il titolo potrebbe essere La Torre, Splendore, Abbandono, Rinascita. Fare proprio la storia di come si è evoluta la torre, di come era diventata, era finita in niente e di come adesso l'amministrazione comunale l'ha messa a posto ed è una cosa meravigliosa. E tutto questo con i fondi? Del calendarietto e poi degli aiuti che uno può sempre darci. Noi abbiamo un conto bancario presso la Banca Riviera, qui di fronte a Marini, il fotografo di Via Pascoli. Se uno ci vuole veramente bene, va lì e dice: per quei due passi voglio dare 50 euro, 100 euro, 10 euro. Noi siamo qua. Noi ci stiamo, ci state voi. Ciao, grazie. E naturalmente finiamo il tour a San Mauro Pascoli andandoci a bere il fantastico caffè del Bar Nuovo. Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna.